Seconda giornata della 3 giorni di convegni, di workshop e di seminari che si realizzano appunto sulle utilità delle nuove tecnologie ai fini della didattica, dell'apprendimento, delle conoscenze. Abbiamo assistito a un interessante workshop gestito dall'INDIRE, abbiamo qua due relatrici, riguardante cosa? L'utilità dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle scuole, diciamo, più collocate in contesti difficili, quindi più disagiate, scuole in aree montane, in piccole isole. Allora, in cosa può essere utile l'intelligenza artificiale in questi contesti? Lo chiediamo a Giuseppina Rita Iose Mangione, appunto ricercatrice INDIRE. Grazie mille. Come hai già ben detto tu, stiamo parlando di un contesto più fragile del nostro paese, un contesto di scuola non standard su cui l'INDIRE investe da parecchi anni. Abbiamo deciso lo scorso anno di comprendere, vista comunque l'integrazione che c'è stata della tecnologia AI nei processi di insegnamento e apprendimento, se l'ambito delle piccole scuole fosse un ambito così particolare, così necessitante di comprendere come questa tecnologia potesse essere davvero utilizzata al meglio. Abbiamo lavorato con il gruppo di ricerca composto da Lidia, da Francesca De Santis e con la collaborazione del CNR e ITD a comprendere quali fossero i grandi temi emergenti. Lo abbiamo fatto anche intercettando esperti di tutto il mondo che lavorano sulle piccole scuole. Abbiamo definito alcuni temi, tra cui per esempio l'esigenza di rivitalizzare i processi di insegnamento e apprendimento nelle scuole periferiche rispetto alle scuole urbane, o ancora investire sullo sviluppo professionale dei docenti. Noi sappiamo, ci siamo incontrati tante volte, che un problema con cui noi ci confrontiamo sempre è la dispersione formativa dei nostri docenti, quindi comprendere se l'AI è una soluzione in grado di intervenire sulla continuità scolastica, che è sempre messa a rischio nei nostri contesti, e sul potenziamento e recupero degli apprendimenti quando i docenti non sono in un numero tale da poter gestire contemporaneamente più gruppi di livello differente, quindi stiamo parlando delle pluriclassi che sono presenti nel nostro territorio nazionale. Ancora, modelli previsionali, sappiamo che ci sono nell'ambito della crisi educativa ci sono delle situazioni, dei fenomeni, no, di abbandono scolastico in questi territori, e quindi comprendere se possiamo utilizzare l'AI per prevedere delle situazioni a rischio e quindi intervenire prima che si verifichino degli abbandoni, o ancora utilizzare l'intelligenza artificiale per gestire delle situazioni di rischio territoriale. Sappiamo che lavoriamo anche in territori dove la scuola non c'è, per esempio i territori a cratere, e quindi comprendere per esempio se l'AI ci può aiutare a gestire dei servizi, per esempio quelli degli scuolabus, ottimizzando le situazioni in cui la scuola insiste su più comuni. Avendo validato questi temi, oggi abbiamo proposto, grazie a Lidia, una metodologia veramente innovativa e di grande attrattività per i nostri docenti. Ecco, infatti, grazie a Lidia, adesso io passerei la parola a Lidia. Avete intitolato questo workshop Scenari Futuri. Vogliamo ad esempio, ecco, approfondire, durante il workshop avete anche parlato di possibili storie, vignette create dall'intelligenza artificiale a supporto appunto dell'apprendimento in questi contesti particolari. Vogliamo fare un esempio di questi scenari? Abbiamo deciso di coinvolgere direttamente i docenti attraverso una metodologia, la metodologia del design thinking, che permette di affrontare un processo di pensiero divergente e convergente in un processo iterativo che ci permette di concentrarci su quelli che sono dei problemi complessi, complessi su cui abbiamo interrogato direttamente i docenti, in quanto sono loro che vivono le realtà scolastiche e che possono appunto portare alla luce quelli che sono gli aspetti su cui concentrarci. In particolare abbiamo utilizzato degli strumenti presi dal bootleg della D-School della Stanford University, concentrandoci sullo strumento di Story Share and Capture, in cui i docenti hanno raccontato quelle che sono delle complessità, delle realtà che vivono, e hanno così iniziato a delineare quella che è una domanda: how might we? Come potremmo quindi risolvere la complessità di una pluriclasse o appunto di una realtà complessa. Concludiamo. A partire a partire da questo.
A partire da questo sono state distribuite delle carte tecnologia in collaborazione con l'ITD CNR, con il primo ricercatore Emanuele Gentile, che hanno focalizzato l'attenzione su quelle che sono delle tecnologie che secondo i docenti potevano risolvere la problematica su cui hanno deciso di concentrarsi. Bene, un'ultima domanda, torniamo da Mangione. Una scuola che vuole aderire a questo progetto, vuole mettersi in gioco e sperimentare, cosa deve fare? Allora, già dalla fine di questo mese faremo una call ad alcune scuole del Movimento Nazionale delle Piccole Scuole e chiederemo loro di aderire, di darci una manifestazione di interesse rispetto a, appunto, sperimentare, migliorare questa metodologia che ha come obiettivo quello di orientare lo sviluppo di soluzioni per le nostre piccole scuole, sempre in collaborazione con il CNR. Bene, grazie. Grazie.